concorrenza. Allora voi capite che davanti a questo livello di concorrenza, non è che voglio portarvi sfiga, però voglio solo mettervi davanti un fatto, tu non puoi star lì tranquillo e dire ma sì, il digitale, i social, li devi conoscere, non devi essere usato da queste piattaforme, ma devi diventare cintura nera di pirupiru jitsu di social media, non è che ci scappi da lì. Il fatto è che molti non lo conoscono, non, ignorano questi strumenti e quindi li prendono un po' così. TikTok ad esempio, chi usa TikTok? Qualcuno? Ok. Se vi dico TikTok, cosa pensate? Ditemi delle parole. Ho visto Salvini su TikTok. Bambini, trash, tette, gatti, ok. Gatti con le tette. Allora, se... aggiungo anche che nel mio feed ultimamente ci sono i saltatori. Li avete mai visti i saltatori? È una compilation di salti. E c'è quello che prende la rincorsa e salta dalla scogliera e si tuffa. E poi c'è quello che salta sul trampolino. E poi c'è quello che salta, capito, il salto mortale all'indietro. Prossimo libro volevo chiamarlo Saltability. Oppure Figability, scusate la battutaccia, perché sono solo sempre lì, quelle con la pera fuori, la cosa, la bicocca spelusciata fuori. Cioè, una roba... Siete d'accordo che per me è difficile TikTok, infatti ho 30.000 follower, sono una sega su TikTok, perché non mi speluscio, non canto, non ballo, non salto, sono pelato e parlo, non c'ho le pere, è un casino. Parlo solo di marche, salve, oggi il business plan di Nespresso, è molto interessante perché i 5 punti di Luxottica sono forse un cambiamento. Per cui devo anch'io capire come si fa, però lo devi conoscere se tu sei un genitore. E tuo figlio arriva e ti dice, oh, ci sono genitori in sala? Qualcuno, ok, bene. Chi ha almeno 2 figli? Qualcuno ha 2 figli? Wow, ok. 3 figli? Ho detto troppo. 4 figli? Hai fatto 3 così? Cosa vuol dire 3? 3 e poi uno, non mi ricordo, aspetta, se era... Ah, in arrivo. Ah, in bocca al lupo. Un applauso, in bocca al lupo. Allora... tu devi sapere quando tuo figlio arriva e dice, oh, posso usare TikTok, posso usare Fortnite, sì, no, e se non lo usi sto strumento è un casino. Ed è appunto come se le piattaforme ci avessero abituato a ragionare passivamente, a usare, no, solo usare, trappoli così, scorri, commenti. È come se uno pensasse che quando crepa, ok, perché si crepa prima o poi, non volevo spoilerarvela, scusate se non ve l'hanno detto ancora in università i prof, prima o poi si crepa, non voglio guffare, però sappiate che prima o poi ci sarà una fine di questo percorso. Quando succede, uno ti ricorderà, no, sulla lapide, così come, no, perché Mario era un fenomeno a insultare su YouTube, come taccava lui su Instagram, era strepitoso. Ma no, non è che cambi il mondo a trappolamenti di Instagram, devi diventare un protagonista attivo. Li devi conoscere bene, li devi usare a tuo vantaggio, se no vieni usato. Queste aziende fanno utili, non sono aziende di beneficenza, fanno utili e vogliono la nostra attenzione, che stiamo lì zombescamente, capito, assorbirci tutti i vari contenuti.